Buonasera, ben trovati alla nostra pagina sportiva. Per il Perugia sono ripresi ieri gli allenamenti dopo il posticipo vittorioso di lunedì contro l'Arezzo, un posticipo che ha ricaricato l'ambiente dopo le ultime non esaltanti prestazioni. Un Perugia che ha giocato piuttosto bene, grazie anche a un avversario che ha giocato a viso aperto, Perugia che ha ritrovato l'uomo trascinatore dell'ultima stagione, Sergio Ercolano. Per lui le critiche negli ultimi tempi, ma Ercolano ha saputo lavorare duro ed è tornato al gol anche con una prestazione convincente. Un Ercolano anche diverso dal passato, sentiamo perché in questo servizio. Il segreto di avere una famiglia intera accanto, la voglia matta di dimostrare di essere un giocatore da Perugia, anche quando qualcuno non ci crede più. Certo, il Sergio Ercolano con la barba incolta di un anno fa, con la faccia seria e sospettosa che dava sicurezza ad una squadra in crisi di identità, sembrava solo un lontano ricordo. Ora Sergione Nostro ha la barba curata e lo sguardo rassicurante e in campo anche gli avversari sembrano essersene accorti. La gomitata di tacco alla subita a Pagani grida ancora vendetta. Insomma, i tifosi del Perugia si chiedevano che fine avesse fatto il trascinatore dello scorso anno, che con gol e assist si mise sulle spalle un'intera squadra trascinandola fino ai playoff. Problemi di condizione prima, poi dubbi legati al modulo, un gioco non certo, adatto alle sue caratteristiche. Un avvio di stagione non entusiasmante quello di Sergio Ercolano, arrivato in ritiro con qualche chilo in più e subito immerso nel frullatore Perugia ad inizio stagione. Poi il gol di Potenza, che sembra quello della svolta, a cui invece hanno fatto seguito prestazioni con tanto impegno e parecchio sacrificio per la squadra, ma soprattutto lontano dall'area di rigore. Ma un giocatore che è buono solo a colpire di testa, che giocatore è? Sussurravano i critici. In fondo le qualità di Ariete erano note a tutti, ma non bastano forse per essere considerato un giocatore completo. E invece, dopo la brutta prestazione di Pistoia, ecco che con l'Arezzo arriva una partita esemplare. Ercolano conferma di essere forte sulle palle alte, due occasioni sfumate d'un soffio, colpisce un palo clamoroso nel primo tempo e segna il gol della vittoria. Era lì per caso e comunque non avrebbe dovuto sbagliare, ribattono i critici. Riguardando l'azione, a molti sfugge un dettaglio studiato con mister Sarri. Ercolano sapeva che i due centrali difensivi dell'Arezzo si sarebbero proiettati in avanti per il colpo di testa e ripiega a dare una mano ai compagni, ma una volta recuperata palla su Beati si fa 50 metri senza palla e l'Arezzo subisce così il classico gol di rimessa. Un Ercolano contropiedista che vuole portare a compimento il processo di maturazione, che vuole diventare un giocatore completo e rimettersi il Perugia sulle spalle scacciando via le voci di cessione che rimbalzano da più parti. Ma il momento è stato durissimo, ammetterà Sergione a fine partita. Purtroppo per un attaccante, anche quando fai male, a prescindere del gol, a prescindere, noi comunque abbiamo fatto 4 sconfitte consecutive, ne abbiamo pareggiate altre partite, non veniva il gol. Sono situazioni che ti porti anche nella vita quotidiana, anche a casa, cioè, è inutile negarlo. Però c'è la convinzione di avere un gruppo che crede fortemente in me, che crede in ognuno dei nostri singoli, c'è un allenatore che ha puntato su di noi, ci ha difesa a spada tratta, siamo sempre qui, lavoriamo, facciamo 3 doppie a settimana, siamo una squadra che stiamo più al campo che a casa, quindi col lavoro non pensiamo alle cose negative. Ed ora il bomber di pianura non vuole fermarsi più. Senza la stampa si ripresenta con i pantaloncini corti, nonostante il grande freddo. Se comincia a segnare di piede, c'è da sperare che sia un buon segnale. Ercolano porta in vantaggio il Perugia dopo la respinta di Paoletti, 1-0. Ed ora parliamo del Foligno. Sono